Bentrovati, per una vita intera, si è portato dietro così, questo nome o questa definizione del nipote del vescovo. Poi è diventato vescovo nell'immaginario collettivo, tra gli amici, in politica soprattutto, Enzo Venezia. Enzo, ma hai goduto di questa storia del vescovo o no? Certo, Cioè hai usufruito in credo qualche proprio di modo? sì, perché insomma, il prestigio allora del vescovo, così come ancora adesso, era un prestigio che ti portava attenzione. Poi, avendo lo stesso cognome, questo mi aiutava anche, diciamoci la Ma il verità. grado di parentela qual E era? Quindi mio papà e lui erano cugini di secondo grado. praticamente una parentela Eh abbastanza sì, larga, però tu, però un rapporto molto affettuoso. che sei un gattone, non ho detto una volpe, un gattone, quindi non furbo, un gattone. I gatti sono intelligenti e sono così, no? Abbastanza Sornioni. sornioni, ma anche abbastanza. Oltre che sensibili, si adeguano un po' a tutte le circostanze e quando la circostanza è buona ne approfittano. Quindi tu ti sei fatto passare per nipote diretto del vescovo, no? O meglio, Più che ne non hai mai approfittano, chiarito, non hai se mai mi permetti, chiarito. Franco, più che approfittare, colgono l'occasione. Ecco, hai colto l'occasione e l'hai colta abbastanza bene. Bene, Enzo, al di là degli scherzi, tu sei stato sindaco di Avellino. Questo non per raccontare, rifare, riscrivere un po' la storia, la cronaca della nostra città, ma tu sei stato sindaco di Avellino, ma per conoscerti un po' meglio, in un periodo che credo sia stato il periodo più complicato per la città di Avellino, perché sei stato sindaco dall'83 all'89, quindi il terremoto c'era stato 3 anni prima, dopo il terremoto abbiamo avuto tanti eventi disastrosi anche sul piano giudiziario, una città da ricostruire, un tessuto sociale da ricostruire, tantissime difficoltà. Ecco, vogliamo ricordare un po' insieme che cosa accadde, come ti trovasti a fare il sindaco di Avellino, perché all'inizio ti sei trovato, poi ci hai preso gusto, ti sei ricandidato e ti hanno eletto anche grazie allo zio vescovo abbastanza lontano, di terzo o quarto grado più o meno. Beh, diciamoci questo, che Franco, dobbiamo dire una verità. Facevo il consigliere comunale ed ero stato assessore, però non pensavo mai di poter fare il sindaco, perché ripeto una cosa che mi fa piacere. Fino a quel momento avevo sempre notato che il sindaco di Avellino era un po' il figlio della borghesia avellinese. Io non appartenevo alla borghesia. Mio papà era rappresentante di Pasta alla Molisana e quindi insomma, si viveva abbastanza bene, ma non È bene. un lavoro dignitoso, però, Dignitoso, certo. però che cosa capitò? Che quando fecero. All'epoca, consentimi, più un lavoro quasi proletario che non proprio Vero. borghese, certamente non aristocratico. Sicuramente. Allora che successe? Che quando fu fatta la delibera per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dei prefabbricati pesanti, io quella sera non sono andato in consiglio comunale. E non essendo andato in consiglio comunale, perché iniziò anche una vicenda giudiziaria, tutti potevano avere qualche avviso di garanzia, ma Venezia non poteva avere l'avviso di garanzia. Quindi era un'assenza calcolata. Te Quindi no. l'aveva consigliato zio Pasquale, No. no? Una No. Una circostanza, una circostanza. circostanza. Quindi tu cogli le occasioni, cogli le Perché poi il circostanze. Signore ti illumina alcune volte, no? E quindi forse fu Quindi in qualche illuminato. modo c'era lo zampino di zio Pasquale. Qualche preghiera. E allora, non andando in consiglio comunale, quindi il sindaco, che doveva essere, per così dire, cambiato, doveva essere affidato ad un altro consigliere comunale. E guarda caso fu scelto il consigliere comunale che non poteva avere l'avviso di garanzia, quindi non avrebbe creato problemi politici. Io fui scelto per questa ragione sindaco di Avellino. Dopo essere stato scelto sindaco, mi sono adoperato e mi sono così, mi sono impegnato e quindi poi fui ricandidato dal mio partito. Ed ebbi anche un grande successo. Per la prima volta nella città di Avellino
il sindaco di Avellino, che era numero 2, prese più di 5.000 preferenze. Mi posso permettere di dire con grande rispetto che presi quasi 2.000 preferenze più del capolista, che era Nicola Mancino. Questo mi creò un qualche problema. L'hai detto, lo hai detto con il tuo appunto sorriso sornione da gattone, no? Io ti chiedo perché Nicola Mancino ha preso meno voti di te? Ma parliamo di Nicola Mancino, che era già senatore. Avellino, eh? La città di Avellino aveva notato che io da sindaco mi trovavo tra la gente, andavo nei prefabbricati leggeri, andavo nei quartieri, mi impegnavo per le demolizioni, la ricostruzione. Insomma, costruii un rapporto diretto, così una maggiore sintonia, come amo dire io, col sentimento popolare, che volle premiare questo sindaco. E quindi fu premiato l'atto amministrativo, la persona che amministrava e che si impegnava a risolvere i problemi, e non premiò l'aspetto politico che era presente dentro il Consiglio Comunale. Quindi questa fu una delle ragioni, anche perché io ero giravo, camminavo, mi davo da fare, andavo al comune più volte, mattina, pomeriggio, sera. La mia vita era dentro il comune, tanto che era dentro il comune che spesse volte ero costretto a prendere il panino e mangiare al comune perché non c'era tempo per andare. La tua vita era dentro il comune e lo ricordiamo benissimo, perché Enzo, al di là di tutto, è stato davvero un ottimo sindaco di Avellino. La tua vita però si svolgeva anche un poco, no? Non tutto, un poco all'epoca, anche presso la Procura della Repubblica di Avellino, che non è una fantasia, non è un'invenzione di Genzale. Tu una volta mi hai detto, ti sei inventato le cose. No, poiché all'epoca io seguivo molto da vicino, no, le cronache, soprattutto giudiziarie, ricordo che tu spesso e volentieri andavi a fare visita a un procuratore che peraltro si chiamava e si chiama Antonio Gagliardi. E perché ci andavi, Enzo? Una cosa che già ho detto. Cioè, dovevi andare a Nusco, a Montefalcione, andavi dal procuratore? Andavo anche a Nusco, a Montefalcione, per l'amor di Dio. Però perché intavolai, costruì un buon rapporto con la procura? Una cosa che già ho detto. Quando poi è iniziata la ricostruzione della città di Avellino, arrivarono finanziamenti enormi. E quindi ad Avellino iniziarono a venire ambienti anche malavitosi e camorristici. Venendo questi ambienti malavitosi e camorristici, io iniziai a capire che bisognava costruire un rapporto anche così, di maggiore tutela per l'attività amministrativa, tentando di informare il procuratore sulle cose che facevo. Tanto è vero, dico una cosa per la prima volta, che ci fu un momento nel quale io fui invitato ad essere più cauto quando giravo per la città e quando mi ritiravo la sera a casa, perché avendo fatto alcune iniziative molto toste dal punto di vista amministrativo e quindi tentando di allontanare ambienti del casertano e del napoletano, ci fu qualche preoccupazione qualche magistrato mi informò e mi disse: stia un po' attento perché c'è qualcosa che non va. Allora questo mi portò più volte dal procuratore, ma non perché ci fosse una tutela per cui io dovevo sapere dal cosa fare, era un modo per far sapere anche al mondo politico, ma anche al mondo, per così dire, malavitoso e camorristico, che c'era un rapporto diretto con la procura e quindi bisognava stare attenti. Io all'epoca, non so se ti ricordi, all'epoca lavoravo con il Mattino, forzai un po' l'interpretazione anche per divertirmi, no? E scrissi più di una volta, per la verità, che il sindaco Venezia andava dal procuratore a portare prima, no, le delibere, a fargliele leggere: caro procuratore, stiamo bene, sto tranquillo, eccetera, eccetera. Avevo forzato in questo modo, ma c'era un po' di preoccupazione in te anche rispetto alle cose che andavi a fare o no? Io ti dico la verità, quando spesse volte facemmo degli appalti enormi e quindi queste gare miliardarie, e quindi c'era certamente, perché mi accorgevo che scendendo dal comune
o nel corridoio o davanti al portone dell'ingresso del comune, io trovavo alcuni personaggi con degli sguardi, dei volti che mi creavano qualche paura e qualche preoccupazione. Allora, questo mi faceva capire che bisognava fare tutto nella massima trasparenza, anche perché il procuratore non perdonava. Dopo ci torniamo, torniamo su Avellino Città, torniamo anche a qualche episodio molto importante. Tu hai conosciuto Gianni Agnelli, c'è stato un incontro, ne parliamo dopo. Facciamo un salto indietro, perché poi dobbiamo cercare di scoprire, no, fino in fondo, chi è Enzo Venezia. Un salto nell'adolescenza di Enzo Venezia. Ecco, chi era Enzo Venezia ragazzo? Quando si guardava allo specchio, Enzo Venezia ragazzo, che cosa pensava, che cosa si diceva? Io vedevo, insomma, papà, prima di essere rappresentante di Pasta alla Molisana, era un poliziotto, e quindi allora il poliziotto non poteva abitare dentro la propria provincia, e quindi noi, papà è stato prima a Roma, poi a Napoli, poi, chiedo scusa, a Foggia, e quindi questo portava ad essere molto più raccolti dentro la famiglia, non c'era la figura paterna. In fondo le funzioni di padre le ha fatte mia mamma, perché papà, insomma, stava fuori. E dico una cosa con grande lealtà, dobbiamo parlare di cose nostre, insomma, molto spesso la fine del mese arrivava a fatica. Poi papà si ammalò di tumore a 45 anni, e quindi fu operato ad Avellino, poi lo portammo al Cardarelli, quindi è stata una vita molto molto piena di difficoltà e anche di paure. Tanto è vero che per un periodo, quando papà si ammalò di tumore, fui costretto a fare io il rappresentante di Pasta alla Molisana e giravo per le salumerie e i ristoranti. E quindi con ragazzo, no, in questa cornice, quando ti guardavi allo specchio, ti ripeto, pensavo, la domanda che non è retorica. Pensavo di migliorare la mia famiglia, di costruire una condizione sociale migliore, di offrire anche non solo a mamma un futuro migliore, ma anche alle mie sorelle che erano ragazze. Insomma, papà, quando si ammalò, la mia seconda sorella faceva la terza media, il primo anno la superiore, non ricordo, e quindi pensavo anche al loro futuro. Enzo Venezia è sempre vissuto ad Avellino? No, per un periodo sono stato ad Arcella, vicino Piano Tardine, e poi sono venuto ad Avellino. Quindi qua? Avellino era la mia Parigi. La domanda è, a proposito anche di Parigi, no? C'entra in qualche modo così molto molto, c'entra soltanto per l'accento, no? Chi sente parlare Enzo Venezia, immagino, sarà un mezzo fiorentino, un emiliano, insomma, qual è il migliore accento italiano? Perché tu hai un accento molto bello, garbato, eh? Da che cosa ti deriva? Che fai? Hai fatto esercizi? No, ho fatto questo. Quando ero ragazzo, proprio per migliorare, leggevo molto. La notte la mia mamma molte volte mi rimproverava perché consumavo luce. Ma leggevi ad alta voce? Perché l'accento se non si spiega. Qualche volta leggevo pure ad alta voce. E poi, quando poi, insomma, ho avuto anche necessità di migliorare dal punto di vista culturale, il linguaggio, insomma, mi curavo dal punto di vista anche intellettuale, quindi ho letto tantissimo. Ecco, però l'accento, Enzo. L'accento era la tua cultura, perché quando ero a scuola, quando andavo a scuola, ad un certo punto la professoressa d'italiano mi diceva che avevo un accento che non si capiva molto, era proprio così, un po' dialettale, e questo mi colpiva di fronte anche agli altri amici. Quindi sei sforzato in questo senso? Mi sono sforzato per migliorare, poi forse esagero, ma a furia di migliorare poi... No, anzi, ti presenti bene. Torniamo alla politica. Molto spesso, Enzo, per conoscere un po' più a fondo le persone, no? È molto utile che quelle persone raccontino il rapporto che hanno con dei personaggi. Tu hai frequentato in modo particolare due personaggi politici, di tutto rispetto, di grande spessore, il meglio che l'Irpinia, o tra il meglio che l'Irpinia ha dato nell'ultimo secolo, Nicola Mancino e Ciriaco De Vita. E anche Sullo. Anzi, anche Sullo. Me ne vorrà decisamente Mancino, io metterei
Ciriaco De Mita e Nicola Mancino, anche perché c'è un po' di differenza di età, no? A sfavore di De Mita, cioè più anziano lui, di qualche anno, mi pare. E quindi Sullo. In breve, il rapporto con Sullo, quindi lo mettiamo prima anche così per cronacisticamente, ho sbagliato a dirlo, non fa niente, verrò a lezione di accento da te. Ecco, cronacisticamente, Sullo, De Mita, Mancini. Allora, vediamo. Io quando sono diventato delegato provinciale della Democrazia Cristiana, Sullo era ancora dentro la Democrazia Cristiana, e quando si faceva il mio nome per una possibile candidatura a delegato provinciale giovanile, andai da Sullo, Palazzo Sant'Aniello, mi ricordo che aveva la segreteria, e dissi: io sono Enzo Venezia, sono quasi certamente candidato, lei che cosa pensa, mi può dare una mano? Ti chiese nipote, parente del vescovo, te lo chiese Sullo? Non a caso lui, quando sentì Venezia, lo sapeva. Sentì Venezia, capì. E questo forse mi aiutò pure, davanti a Dio lo devo dire, insomma. Però lui disse: io l'apprezzo tantissimo, lei è venuto da me a chiedere, è la prima volta che mi viene chiesta una cosa di questo. Io le dico di sì, non solo perché mi sembra una persona capace di poter fare svolgere questo ruolo, ma anche perché lei la vedo come una persona umile. E quindi lui mi disse: non si preoccupi, i voti del giovanile che sono vicini a me saranno a sua disposizione. E quindi poi mi candidai ed ebbi anche i voti di Sullo. Però ripagai questo gesto. Quando poi Sullo, posso raccontare questa certo, cosa? Devi raccontarlo. Quando poi Sullo era passato al Partito Socialdemocratico, mi chiamò Monsignor Venezia e mi disse: Enzo, ma Sullo è un democratico cristiano, perché tu da segretario provinciale non ti adoperi per farlo ritornare nella Democrazia Cristiana? Ecco, passò nella socialdemocrazia, ricordiamolo, per così, perché è storia, per disperazione, per esasperazione, perché fu costretto ad andarsene, diciamoci la verità. E come organizzai? Io avevo anche preoccupazione a parlare con De Mita, sai, Sullo, De Mita, i rapporti erano piuttosto tosti. Tesi. Allora andai da De Mita e dissi: Cirie, io perché non pensiamo... Tu ti davi già del tu con sì, De Mita. Voi e tu, a secondo i momenti. Se mi trattava male voi, se mi trattava bene tu. Allora dico: perché non tentiamo di far venire nuovamente, di far ritornare Sullo nella Democrazia Cristiana? Tu sei ormai segretario nazionale del partito e quindi Sullo non può crearti più problemi. Il ritorno di Sullo chiude anche questo aspetto delle guerre, ma il ritorno di Sullo può far aumentare di qualche punto anche il successo elettorale della democrazia. Quindi noi abbiamo tutto da guadagnare. E lui? Lui disse: parlene anche con gli altri. Non disse sì, disse: parlene con gli altri. Per cui capì che era indeciso. Pensava che gli altri dicessero no. Andai poi dai Magnifici Sette. E allora che dissi? E qui usai il mestiere del gatto. Allora che dissi? Andai da Gargani, dagli altri, no? Dissi: Peppino, io ho parlato con De Mita, ho parlato con Mancino, ho parlato con Bianco, ho parlato con Salvini. Mi hanno detto sì al ritorno di Sullo. Bleffando, naturalmente. Bleffando, al ritorno di Sullo. Tu che dici? Beh, se gli altri hanno detto sì, dico pure io sì. Questo fatto girai per tutti e quindi alla fine ebbi tutti sì. Andai da creasti De Mita. Una unanimità. Unanimità. Andai da De Mita e disse: Cirie, io ho parlato con Tizio, Gaia e Sembrone, tutti mi hanno detto sì, tu che dici? Beh, se gli altri hanno detto sì, dico sì anche io, sbattendo la mano sulla scrivania. E quindi io... L'ha battuto come gesto di incazzatura oppure per... Ma non lo capì bene, diamo un'interpretazione positiva. Allora convocai di urgenza il comitato provinciale e aiutai anche con l'aiuto... All'epoca eri segretario provinciale. Sì, ero segretario provinciale, quindi anche con l'aiuto di qualcun altro facemmo ritornare Sullo nella Democrazia Cristiana, convocai di urgenza e lui mi scrisse una bella lettera di ringraziamento per il mio impegno che io conservo nel mio album delle cose che poi... Come hai vissuto la rottura? Ecco, partiamo da qui, tra Mancino e De Mita. C'è stato un momento in cui, qualche anno fa, in cui Mancino e De Mita, che hanno
solidarizzato per una vita, per la verità, si rompono. Ecco, tu come hai vissuto la rottura senza andare a ricercare le cause? Non ci interessa. Vorrei essere rispettoso delle persone. Dobbiamo dire una cosa. I Magnifici Sette, pur essendo tutti bravi, ma se non ci fosse stato De Mita non sarebbero diventati magnifici, perché l'intelligenza demitiana ha un valore enorme ed è stata anche utile e funzionale al successo dei Magnifici. Quando poi De Mita si è trovato in difficoltà, perché ha avuto un momento di difficoltà, credo che i Magnifici avrebbero dovuto ripagare, perché questa solidarietà che aveva consentito a Gargani di diventare deputato, a Mancino di diventare consigliere regionale e poi senatore, a Gerardo Bianco di diventare deputato, a senatore, a De Vito di diventare senatore. Beh, insomma, tutti gli dovevano un successo. È vero che le loro persone, quando sono andate su piano regionale e su piano nazionale, hanno dimostrato qualità e anche intelligenza non comune, però la figura di De Mita è stata funzionale al loro successo e al loro ingresso nel mondo politico nazionale. Certo, come hai vissuto la rottura tra i due? Dico la verità, insomma, a me è dispiaciuto moltissimo, però in fondo io ho guardato sempre con un minimo così di disagio De Mita, perché è un personaggio con il quale devi misurare le parole, devi stare attento ai concetti, però la figura che mi ha sempre affascinato è stata quella di De Mita, anche con rispetto degli altri, ma a De Mita ho riconosciuto una qualità maggiore sul piano dell'intelligenza, e come tutte le persone intelligenti qualche volta è capace anche di tagliarti la testa. Io raccontai, scusami la digressione, politicamente personale, la testa, certo, eh? Certo. Ripeto, perdonami tu e i telespettatori la digressione personale, raccontai l'incontro dopo la rottura, che poi è stata la rottura definitiva, abbiamo tutti capito che avevano proprio rotto i rapporti, tra De Mita e Mancino, questo incontro al Teatro Gesualdo, e il giorno dopo, lo racconto anche con un pizzico così di orgoglio, mi chiamò De Mita, mi telefonò De Mita per dirmi testualmente, ve lo tengo proprio stampato in testa: hai raccontato questa cosa con una rara finezza letteraria. Avevo tentato di cogliere l'animo dei due, che era soprattutto una grande sofferenza interiore per l'uno e per l'altro, la rottura di un'amicizia non soltanto politica. Posso aggiungere una cosa? Certo, devi. Lo dico come mia valutazione, perché sto andando avanti negli anni e quindi diventi più saggio, più prudente, alcuni valori hanno anche un significato diverso, più pregnanti. Insomma. Tu più prudente di come sei stato non ti immagino. Però dico, quando si raggiunge una certa età, certa tra virgolette per l'amor di Dio, perché si può essere anche avanti negli anni ed essere giovani come pensiero, quando si va avanti negli anni bisogna stare in pace con tutti. È una regola della vita, credo, perché è meglio, ti fa vivere meglio stare in pace con tutti. Sei invecchiato, anche se non sembra, ma torniamo alla gioventù, no? Alla gioventù forte. Tu sei stato anche il sindaco che viene ricordato come il sindaco della Serie A, o di alcuni anni importanti della Serie A, Gianni Agnelli. Cosa accadde? Una cosa bellissima. Mi telefona il questore e mi dice: vede sindaco, stamattina verso mezzogiorno arriverà al campo CONI con il suo elicottero. Credo che stiamo nel 1986. Era la partita Avellino-Napoli e c'era Maradona, 86-87, non ricordo bene l'anno con precisione. Allora, però era quello il periodo. E allora lui venne ad Avellino e quindi io aspettavo che con la macchina. E che c'entrava lui con la partita Avellino-Napoli? Era venuto a vedere Maradona. Ah, ecco, mi disse: come mai qui ad Avellino? Sono venuto a vedere Maradona. Allora io ho sceso questo grande elicottero enorme, che sembrava più un aereo che un elicottero, e scese lui, Montezemolo e Gavroschi. Io mi presento, giovanissimo, sono il sindaco ad Avellino, sono venuto a prenderla, onorato per questa visita nella mia città, l'accompagno io allo stadio. E lui mi dice: la ringrazio, la saluto, però o guida lei o guido io, non devo guidare l'autista.
Dico, ma perché? Se è una ragione, cioè, no, per motivi di sicurezza. Non chiesi perché. Dico, vabbè, motivi di sicurezza. Mi metto al volante io. Dietro c'era Montezemolo e Gavroschi e a destra c'era Agnelli. Metto in macchina con l'orologio qui sulla camicia e invece di andare verso lo stadio, giro per via Tagliamento dal Campo Goni e io piano piano mi volevo far vedere dalla gente, vedere, e io sto con Agnelli, ma qua vedete con questo. E quindi mi feci tutto il giro di via Tagliamento, davanti al Tribunale, via Cristoforo Colombo, via De Concilsi, tutto il corso Vittorio Emanuele. Ad un certo punto era passata più di un'ora perché andavo molto lentamente. Arrivavamo davanti al cinema Umberto. La mamma dice, mi prendo? E quindi Agnelli mi fa, sindaco, ma mi avevano detto che il campo di atterraggio era vicino allo stadio, ma qui è passata più di un'ora. Avvocato, io sto con Agnelli, io sto girando per tutta Avellino. Le risate che si fece, insomma, furono enormi. Tanto è vero che quando arrivammo allo stadio, insomma, ci fu un applauso scrosciante da parte di tutti. Allora c'ero io, c'era Agnelli e c'era De Mita. Allora Agnelli raccontò il fatto a De Mita. Per dire, ma io sono simpatico, mi ha fatto questa battuta. Ma allora deve essere un sindaco bravo. Io ascoltavo, annasuliavo, come si suol dire nei paesi. E De Mita disse, Gianni, l'ho scelto io. Per dire, se è bravo, io non potevo scegliere una persona brava. Quindi così è l'esperienza. Poi mi disse una cosa, quando finì il primo tempo, qua se qua sbagliai. Alla fine del primo tempo lui andò via con Montezemolo e cose, Gavroschi, mi disse, sindaco, mi venga a trovare a Torino, che ho desiderio di riceverla a Torino. Ci sei andato? Non ci sono andato, forse aveva pensato a qualcosa per me. Hai rinunciato a una carriera. Enzo, per restare nello sport, no, per restare nello sport qualche anno fa, non ricordo quando, hai incontrato anche Franco Carraro, sì. Presidente del CONI. Sì. È stata un'esperienza bellissima. Vedo che sai un po' tutto, hai fatto indagine. Ti seguo, umile cronista di questa città. Allora, il meno che debba fare io è di interessarmi della vita dei politici e degli amministratori. Allora, non quella privata, per carità. Allora, io stavo a San Raffaele a Milano perché si era operato mio cognato, dottore Laverde. E quindi, sai, l'operazione era anche piuttosto seria, io stavo là. E quindi stavo al quarto piano. E dato che sono uno attento, un po' democristiano, da dove stavano gli ascensori, io guardavo mio cognato, la stanza, arrivavano i medici, insomma, vigilavo, perché ero un po' preoccupato. In quel momento esce dall'ascensore, al quarto piano, Franco Carraro, presidente del CONI. Che tu non conoscevi? Che avevo conosciuto quando abbiamo fatto Italia-Germania. Ah, ecco, ecco. Però che io non ricordavo, l'avevo visto, ma non ricordavo questo evento che poi lui mi ha raccontato. A un certo punto chiedo scusa signore, ma il presidente Berlusconi dove sta? Perché in quel periodo era anche a San Raffaele Berlusconi. E io dico a lui, dico, presidente, lei ha sbagliato, doveva andare a sesto piano, non a quarto piano. Fa lui vicino a me, dice, lei mi ha chiamato presidente, lo chiamai presidente. Dice, io ci tengo ad essere chiamato più che presidente, sindaco, perché io sono stato sindaco di Roma. Allora io lo guardo e stavo per dire, ma io sono stato sindaco di Avellino, ma non me lo fa dire. Fa lui vicino a me, lei è Venezia, sindaco di Avellino. E dico, sindaco, lo chiamai sindaco in quel momento, e come fa a ricordarsi di me? E io sono venuto a vedere la partita Italia-Germania, lei è venuto a prendermi al cancello. Hai fatto un giro pure con lui. Io lo andai a prendere all'ingresso principale dove stava il cancello, mi portò in tribuna d'onore, non c'era posto per me, e lei mi concesse il suo posto. Io questa cosa non l'ho mai dimenticata. Grazie, sindaco, e quindi... Fu bellissimo perché io non mi ero scordato, si ricordò di questa cosa che mi ha colpito. Quando andò via mi abbracciò. Bene, Enzo, siamo agli sgoccioli.
Un po' di politica, no? Il tuo ora. No, babà, no, politica no, 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 non è proprio la sede adatta questa. Va bene. No, piuttosto il tuo rapporto con la religione, ma non per scherzarci su con sì. Zio Pasquale, vescovo, sì. eccetera, no, non per questo. Il tuo rapporto con la religione, come vivi questo rapporto? Allora, io insomma sono un cattolico, non molto praticante, ma sono un cattolico. Ho fatto il chierichetto per più di una decina d'anni. Quindi, insomma, mattina, sera stavo sempre in chiesa. Poi per un periodo mi sono un po' allontanato. Poi ho vissuto così, qualche problema personale da qualche tempo. Posso dirla sta cosa? E come non puoi dirlo? Puoi dire tutto, questa è aperta. No, è una cosa troppo... Questa è la trasmissione più democratica del mondo. Si no, parla è di troppo tutto. Troppo personale. Però da quando mi è capitato sento il bisogno di pregare. E spesse volte quando incontro una chiesa vado e sento la necessità di passare 5 minuti a pregare. Se qualche volta non vado in chiesa, non lo sa nemmeno la mia famiglia, però. Quindi questa è forse... Certo. No, ma hai colto però una cosa molto importante. Pure la sera qualche volta sento il bisogno di, insomma, di pregare. Non molto, ma di pregare. Ma questo bisogno lo avverti per, perché quando per paura tu... oppure per... tutti noi reagiamo e viviamo in un certo modo. Cioè, come ti spieghi questa necessità? Ma c'è stato un momento in cui, quando tu perdi alcuni affetti, vedi il futuro che non è più il tempo del sole, ma il sole se n'è andato, è arrivato la luna. È l'orizzonte che si accorcia. Si accorcia, perché la luna, qualcuno... dico che... insomma è abbastanza luminosa, però è calante. Senti questo bisogno di pregare perché vuoi stare in pace con tutti, anche col Signore. Tu anche quando hai smesso di fare politica attiva, perché poi insomma facciamo politica ogni giorno comunque, no? A prescindere, anche quando si sta al corso ad Avellino, si discute, in un certo modo si fa politica. Ma quanto ti manca la politica attiva, se ti manca? Ho tentato più volte di allontanarmi perché non mi ritrovo più, perché il mio partito non c'è più, io sono della Democrazia Cristiana, la Democrazia non c'è più, mi sono iscritto al Partito Democratico, però è più un contenitore, uno strumento di lotta politica, però io insomma però ogni tanto ho tentato di allontanarmi, così prendendo quasi un impegno morale con me, ma adesso basta, non ne voglio più sapere, mi voglio dedicare ad altre cose. Stavo per dire... Tu dici il PD è un contenitore, fammi aggiungere per onestà così proprio intellettuale, però credo che sia l'unico contenitore con tanti fori, con tante falle, no? Ma l'unico contenitore che ancora salva la vita di qualche partito, perché per il resto non mi pare che ci siano manco i contenitori. Ma non a caso ho parlato del PD, voto il PD e sono iscritto al PD, per questa ragione. Però pur non cioè, questa storia che ogni tanto torna così, il nome di Venezia in giro, sta pensando a ricandidarsi al sindaco. Voglio chiarirla. È vero questa storia? No, voglio chiarirla questa cosa. Però ti farebbe piacere, di la verità. Su. Di giorno, quando poi la sera ti ritiri, dici ma è meglio stare a casa col televisore, tranquillo, la lettura. Io poi sono un studioso di storia templare, e quindi mi diverto. C'è un centinaio di libri sulla storia templare, cioè la mia passione vera. La seconda passione che sto vivendo in questo periodo, dato che non mi posso permettere tutti i viaggi che sogno, una volta ti ho chiamato che volevo andare a visitare Amsterdam. Io conosco. Ci vai? Quando decide di andarci, sarei ospite di mio figlio che sta lì da 10 anni. L'altra passione che ho, poi ti rispondo alla domanda, l'altra passione che ho e organizzare e fare viaggi però virtuali, perché non mi posso permettere tutti i viaggi. E quindi io ho visitato, credo, l'intera Europa, quasi tutte le capitali, cose, ma so anche i monumenti, dove andare a mangiare, dove fermarsi, qual è l'albergo, quanto sono i costi, il viaggio. Io passo ore intere ad organizzare i viaggi virtuali. Qualche volta pure lo faccio. Ecco, allora, l'ultima domanda. Allora, però... Però... Poi ti faccio l'ultima domanda. Questa del sindaco. Sì. Una cosa che mi fa immensamente piacere, devo dire la verità, è che la gente si ricordi ancora di me.
E poi passeggiando, andando nel bar a prendere il caffè, l'orzo, prendo l'orzo con un po' di latte perché il caffè inizia a farmi del male. Allora trovo cittadini che mi fermano: sindaco, dovete ritornare, abbiamo bisogno di una persona che abbia un minimo di esperienza, che sappia anche costruire e mantenere un rapporto con la gente, con le persone. Voi sapete fare queste cose, perché non tornate? Ti dico la verità, quando te lo dicono, tu senti qualcosa dentro, perché la politica ti appartiene, Certo. perché ho questa malattia. Ma, Non è una malattia, è una bella malattia. L'ultima domanda. però poi ti ritiri a casa e dici, ma insomma, sai, dove vado? Mi vado a prendere altre responsabilità. Però il fatto che la gente me lo dica mi fa piacere. Ora mi dai una risposta in 10 secondi Se perché ce la dobbiamo faccio. chiudere e anche perché la domanda è maliziosa, maligna, vedi tu. Ma Per me è semplicemente una tu domanda. sei di Mirabella però, eh? Certamente, sempre, sempre, sempre orgogliosamente mirabellano. Tu hai detto prima, mi piace tanto viaggiare, però non è che me lo posso permettere. Significa che la tua vita politica, che pure è stata abbastanza intensa, non ti ha passato niente. La domanda è: sei mai stato tentato in politica? Io so della tua onestà, quindi insomma, direi Allora, cose scontate. Hai altri difetti. io rapidamente, abito a Via De Gasperi, e non a caso a Via De Gasperi, perché mi impegnai a fare Via De Gasperi, in una cooperativa, e poi c'ho una casa che ho ereditato da mio papà e da mia mamma. La tentazione dell'uomo, perché noi non stiamo in paradiso. Paradiso, se il Signore ci aiuta, ci vuole un po' di Vabbè, tu hai tempo. una raccomandazione particolare, Ci vuole un po' quindi. di tempo. La tentazione c'è stata, però la persona è onesta per due ragioni. La prima, perché alcune regole che vuole rispettare, che sono state anche trasferite dalla famiglia. La seconda è perché ha paura dei carabinieri. E allora, per queste due ragioni, insomma, sono stato una persona che ha mantenuto un po' di onestà e di La rettitudine. risposta non mi ha soltanto convinto, mi è anche piaciuta perché è una risposta vera. Grazie ad Enzo Venezia per essere stato con noi a Persone e appuntamento la prossima settimana con Persone. Buonasera.